Sono Carla Bergamo. Sono nata a Livorno nel 1934. Quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, la mia mamma aspettava il mio fratellino, che tra l'altro io volevo una sorellina. Io avevo 6 anni e abitavo a Livorno con la mia famiglia, quindi nel 41-42 ci furono dei bombardamenti da parte dei francesi perché l'Italia aveva dichiarato guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. Ma erano bombardamenti leggeri, quindi non avevamo tanta paura. Poi le persone pensavano che la guerra finisse in poco tempo, dato che l'Italia era alleata con i tedeschi, che erano molto forti, quindi in poco tempo avrebbero finito questa guerra, quindi non c'era tanta paura. Io frequentavo la prima classe, poi nel 42 la seconda, finita la seconda elementare, e a un certo punto però la guerra si metteva male. E allora i miei genitori decisero di portare la famiglia in una valle del Trentino dai miei nonni, insieme a un'altra famiglia della mia zia e dei miei cugini, per passare praticamente le vacanze, per vedere poi se questa guerra o prima o poi poteva finire. Abbiamo passato l'estate, però questa guerra non finiva. A un certo punto, verso la fine del 42, dato che gli americani con gli alleati venivano sempre più verso il nord, praticamente erano sbarcati in Sicilia, mio babbo pensò di far avvicinare la famiglia e trovarono una casa in provincia di Pisa e con questa famiglia della zia con cugini andammo in questa casa a San Frediano in provincia di Pisa. Anche perché tante persone di Livorno a un certo momento anche loro sfollarono parecchio, andarono nelle campagne, quindi c'era una situazione che le persone che arrivavano sfollate erano viste non tanto bene, come può essere ora, no? Che arrivano gli emigranti, avevano sempre paura che livornesi andassero magari, sai, a disturbare. Infatti, insomma, anche questa padrona non era molto gentile. Comunque io mi presi un bel tifo e sono stata tutto l'inverno prima malata e poi in convalescenza e mi regalarono un libro di Pinocchio, che era l'unico libro che avevo in quel tempo e mi piacque moltissimo. È rimasto sempre impresso e poi l'ho sempre insegnato ai bimbi a leggere a scuola. Alla primavera del 43 gli americani avanzavano, il mio babbo si era trasferito perché praticamente i tedeschi avevano occupato Livorno, della gente così del comune era andata alla villa mal raccordato e mio babbo faceva parte della gestione della cucina, della mensa dove andavano delle persone a mangiare a questa mensa. A volte arrivavano gruppi del partito fascista. Infatti io non ho mai patito la fame. E siamo arrivati in questa villa. Questa villa aveva una cappellina che ora ho visto l'hanno ristrutturata. Era una cappellina e al primo piano c'era la sacrestia. In questa sacrestia c'era una cucina. Insomma, siamo stati lì insieme ad altre famiglie, due o tre famiglie così sfollate naturalmente, e anche alla famiglia della mia zia con i cugini. Loro dormivano nella cappellina terrena e noi eravamo su una sacrestia. E lì siamo stati durante il 43. Ecco, paura della guerra in quel momento non l'avevo perché non avrebbero mai bombardato, non c'era niente. Insomma, erano boschi, così c'erano due o tre ville, ma poi non c'era niente di importante, però da lassù si vedeva che bombardavano Livorno. Una volta di notte avevano lanciato dei bengala, c'erano delle cose che illuminavano, degli strumenti che illuminavano la città per poi bombardarla di notte. Poi certo si sentiva il rumore, mi ricordo una volta quando si sentiva che arrivavano gli aeroplani, magari io scappavo con la mia famiglia, c'era una baracca di legno dove mangiavano le persone di questa mensa, no? E andavamo sotto i tavolini della mensa per ripararci se eventuale qualche bombardamento capitasse, ma invece non mi era capitato. E mi ricordo una volta mio fratellino dormiva, andate a prendere Roberto, facevo, perché era rimasto in casa che dormiva, era piccolo, aveva 3 o 4 anni. Poi nel 43-44 eravamo sempre in questa villa, non so dove prendevano da mangiare, ma comunque non è mai partita la fame, questa mensa che è durata fino al 44. Nella primavera del 44 ci furono dei bombardamenti a Livorno, però
quando si capiva che gli americani con gli alleati stavano per arrivare. La paura dei tedeschi non c'è mai stata, anche se accanto c'era una postazione di tedeschi, ma non facevo niente. Una volta fuggiti i tedeschi, perché erano in fuga, perché intanto gli americani con gli alleati stavano avanzando, a un certo punto gli adulti, i genitori di queste, delle famiglie si riunirono e dissero: ma qui se gli americani arrivano e ci bombardano, avevamo paura delle cannonate più che altro, sai? Perché preparavano il terreno per poi fare terra bruciata e avanzare. A un certo momento qualcuno andò, erano dietro Montenero, andarono a dire: venite, perché i tedeschi non ci sono più, ci sono stati civili. E noi, per difenderci, ognuno abbandonò le casette dove abitavamo e siamo andati nell'ultima stanza del palazzo di questa villa, dove c'erano molte stanze. Per la paura delle cannonate, pensavano che se veniva la cannonata, prima prendeva le altre stanze, qua nell'ultima stanza abitavamo noi un po' tutti insieme, così. È stato un periodo così, ecco. Poi però sono arrivati gli americani nel 44 e una mia cugina che era maestra mi disse: guarda, se poi riprendi la scuola, perdi l'anno, perché avrei dovuto fare la quarta. In un mese mi ha preparato, perché lei insegnava a Montenero dalle suore, e mi fece l'esame di quarta, perché dice così quando si ritorna a Livorno non perdi la scuola. E quindi sono arrivata poi a Livorno, siamo ritornati nella nostra casa, nessuno ce l'aveva occupata, perché chi rientrava dallo sfollamento o aveva la casa bombardata o occupata, perché chi veniva e c'era la casa bombardata andava in altre case e le occupavano. E sono ritornata nella mia casa, la guerra era finita, però non ho mai avuto paura, ecco, né quando eravamo a San Frediano, né quando eravamo in questa villa, perché sì, una volta capitò che dei tedeschi bussarono alla mensa, lì non so se qualcuno scappò, aveva paura, sai, gli uomini specialmente. Il mio babbo, mi ricordo, si rifugiò nell'armadio, che poi avrebbe anche trovato subito. Invece avevano fame, allora qualcuno ha dato del pane, quello che c'era, poi sono andati via. L'unica cosa così, proprio paura no, fame non l'ho patita. Poi ero insieme alla mia famiglia, quindi non ho avuto brutti ricordi anche in seguito. Ho avuto paura dopo, quando ho saputo tutto quello che era successo, perché non c'erano mezzi di comunicazione come ora, telefonini, televisioni, documentari, non c'era niente, quindi non si sapeva niente. Non avendo vissuto direttamente né degli atti di forza, di violenza, né scene dirette alla mia famiglia o alle persone che conoscevo, né vicino così, non avendo avuto, nemmeno visto, ecco, tutti i bombardamenti, proprio le macerie, non avendo visto niente, non mi sono nemmeno resa conto che era così grave, capito? Non avendo documentazione, non avendo notizie. Sì, si sapeva che c'era la guerra, però la facevano i soldati. Anche i partigiani, tutta la storia poi dei partigiani si è saputa dopo, capito? Perché era un posto abbastanza riservato, ecco, in questa villa c'era il parco, era una vita tranquilla, ecco, non ci sono stati momenti di pericolo. L'unica cosa, ecco, che mi ricordo, quando sentivo da lontano, c'avevo un bel dito, si vede, quando sentivo in lontananza il rumore di un aereo, quelli che erano, andavo in cucina dove c'erano le donne che facevano da mangiare, e quando mi vedevano dicevano: eccola, arriva l'aeroplano, perché quando mi vedevano arrivare voleva dire che io in lontananza avevo sentito questo rumore, davo come l'allarme. Ecco, questa cosa qui me la ricordo, però l'ho vissuta non con l'ansia di dire che poi me la sono portata dietro, anche se avevo già 10 anni. Dopo si sono sapute tante storie, che specialmente quello che riguardava gli ebrei, non avrei potuto fare niente come bimba, però nessuno lo sapeva, quindi la guerra tanta gente purtroppo l'ha vissuta male, insomma, con dolori, con lutti, quindi la guerra è proprio brutta. Ora cosa ne penso della guerra? Sono tante guerre civili, sono brutte. Ma anche le piccole cose, per esempio, che possono capitare nelle famiglie o fra due compagni di scuola, sono piccole guerre. A me è venuta in mente una poesia di Rodari, allora l'ho cercata, che a un certo punto dice: ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte,
né per mare né per terra, per sempre, non fare mai la guerra.